legge ad una mano per signorino, un coreano non vuole essere da meno, si può speculare praticamente. Merino deve fare strada, alza in maglia. Dall'altra parte va a buon segno, mette in gioco la palla. C'è un coreano, ancora un coreano chiamato in casa, c'è detto proprio. Free ball per Cuneo con un coreano che va a cercare, dunque 9-8 in questo momento, perfetto. Angeloni, scusate, prima la ricezione era di Adesso. Ancora una volta però un coreano non... dall'altra parte, Signorini deve fare un po' di strada, poi va con fiducia da... dall'altra parte su un coreano, proprio perfetta la gestione. Ritorna un coreano che stavolta 21-20. Signorini, un coreano, questa volta il muro di punti sul tabellone Cuneo. Con la palla, c'è Cecchetto, la palla è slash proprio... La ricostruzione però non dà scappo a Perugia perché un coreano ancora una volta. Ah, ecco, va di potenza. Cuneo però può ricostruire un coreano a tutta potenza, senza pietà. Su di Giulio. Dopo la rete. Bella la copertura della stessa Signorile del primo tempo. 14 pari. Cuneo completa il lavoro di rimonta. Fa sempre attendere, ma poi quando arriva trova l'Ace. Parte su un coreano, Signorile, un coreano, il muro di Ortolani, bello il muro, attento il muro di Cuneo, un coreano invece va a tutta potenza, la rotazione, c'è la copertura di Zannoni, un coreano dalle retrovie, Ortolani allora cambia tutto, Cuneo può ricostruire, un coreano, il muro di Perugia, che mantengono Candy al servizio, quindi coach pistola. Su Carcas se la palla, poi colpo, ah ecco, va tutta forza, il muro contiene, Signorile, dalle retrovie un coreano, il muro a tre non basta, vediamo ancora il colpo, Cuneo, un coreano, questa volta non si fa pregare, questa volta la ricezione è migliore, Signorile che mette in movimento un coreano,